Nella vita di ogni anima eletta, di ogni anima, come il servo di Dio fra Daniele e Natale, come padre Pio da Pietrelcina, come Teresina di Lisieux, come Teresa d'Avila, come Leopoldo Mandic, ma come ogni, diciamo, santo, sia canonizzato che non, ma anime che vivono una particolare intensità, relazione con Dio, bene, in questa vita non sempre, dicevo, sono tutti, tutto fila liscio. Vi sono anche dei momenti di aridità interiore, dei momenti che per alcuni possiamo paragonare alla notte dello spirito. E la notte dello spirito è un dono mistico che Dio dona all'anima per perfezionarla, perché attraverso il senso dell'abbandono da parte di Dio stesso, attraverso quella sofferenza, possano, ecco, purificarsi e camminare, andare avanti, progredire, direi, nel loro cammino spirituale. Una cosa del genere è accaduta anche a Fra Daniele. E lui stesso racconta, soprattutto durante il tempo della malattia, quindi della terapia, per esempio, da cobalto che ha dovuto fare dopo un'operazione per un tumore. Fra Daniele Natale ha vissuto sulla sua pelle circa 15 interventi chirurgici. E lui dice che proprio oltre alla stanchezza fisica, avvertiva proprio la stanchezza spirituale. Non riusciva a pregare, non riusciva nemmeno a dire più il rosario. E questo era un fatto che procurava nel cuore di Fra Daniele una grande sofferenza. Ma ecco che il Signore ti mette sempre davanti la persona che ti deve poi incoraggiare, educare. E Fra Daniele racconta: ogni sera, terminata la cena, prima che i frati salissero nelle proprie stanze, passavo da Padre Pio per augurargli la buonanotte. E gli diceva: Padre, buona e santa notte. E lui rispondeva: santa notte, figliuolo. E poi Fra Daniele diceva ancora a Padre Pio: Padre, buon viaggio e auguri, perché sapeva delle bilocazioni che Padre Pio aveva. E Padre Pio rispondeva: grazie, figliuolo. Padre Pio generalmente lasciava la porta della sua stanza socchiusa, perciò si poteva vedere se era a letto o alzato. Una sera, racconta sempre Fra Daniele, mi affaccio e noto che il padre è ancora seduto al tavolino con la corona del rosario tra le mani. Entro e gli dico: padre, ancora in piedi? Risponde: eh sì, figliuolo, devo dire ancora il rosario. E Fra Daniele annota: resto meravigliato e, facendomi coraggio, riprendo: possibile, padre, che oggi non avete avuto il tempo di recitare il rosario? E Padre Pio gli risponde: ne ho detto pochi, oggi non sono arrivato a dirne neppure una trentina. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.